sul via la prova per la prima batteria, ragazzi, femmine, nell'ambito della prova del 300 sprint, aumenta la distanza, come detto, di salire un giro completo più questo breve tratto di percorso guadagnato al via, perché prima inizialmente la distanza prevista per la loro prova sprint è fissata, lo ricordiamo ancora, sui 300 metri. Fondamentale, lo ribadiamo ancora, il tempo conclusivo, perché saranno sulle trincee, saranno selezionati per la finale, il tempo indicativo che ci viene consegnato da questa prima batteria è di 30:14. Bene la partenza in questo istante per le quattro atleti che compongono la seconda batteria. Abbiamo visto stracciare sulla traguardo la passata, per ora ancora un giro che sta per essere coperto a tutta velocità dalle atlete. Vediamo prova sprint, l'importanza dei tempi così. 30:84. Partita regolarmente anche la prova per i concorrenti della batteria numero 3, Russo Emma, Rio Pino, Alessia, Rosaena, Ricchi Andrea e Certa Viola. Le concorrenti che vediamo impegnate sul percorso della loro gara di qualifica. Ribadiamo l'importanza del tempo, solamente i tempi migliori di Superventura vanno direttamente alla fase finale della gara. 30:65 è il tempo di riferimento con il quale chiude questa terza batteria. Presentiva in questo istante anche la prova per i 5 atleti della batteria numero 4, andiamo a portare davanti a noi allo squillo della campana in questo momento, e vediamo rapidamente gli atleti che riprendono parte fino alla Sicilia, questa mattina Brivio Sicilia, Bailo, Azia e Dittatore Alessia. Atleti che stanno già percorrendo il tratto conclusivo di percorso e le quali all'arrivo in questo istante per un tempo indicativo di 30:09 con noi fino a... prima passa. Partenza regolare questa volta per il quartetto di atleti che vediamo sul percorso. Mette qua Angelo su. Ma il tavolo non ci abbiamo. Viola, Orlandi, Valtieri De Rosa, Corradini, nel corso di gara che stanno andandosi a chiudere la prova con un tempo di riferimento di 30:31. Partita la prova anche per la batteria numero 6. Prendi il cambio del punto contrapposto a quello del traguardo, che fino a veramente fondo sui palchi per poter recuperare attimi preziosi che possono almeno pregiudicare la loro scelta alla fase finale della gara. Lo garetti bravato Orselli, Molinari, Orsi, il loro tempo indicativo 31:63. Prova che parte in questo momento per gli atleti della batteria numero 109, e quindi sono le batterie che sarebbe necessario disputare per la categoria ragazzo termine nell'ambito della 300 metri sprint. Siamo nelle fasi di qualifica, fasi preliminari di qualifica sul percorso, siamo già alle battute conclusive, l'arrivo 30:81 e 81, 30 e 81.
e il tempo di riferimento abbinato a questa settimana. Questo istante anche la prova per i concorrenti della ottava batteria, Francolini, Arezia, Terrevisa, Valiena, San Nicandro Giulia e Ramon del Piangelica sul percorso di gara. Vedete che escono in questo istante dall'ultima curva, pronte per la volata finale sul traguardo. 31,92 e il riferimento per questo ottava. Vai Ceci! Sul percorso e la prossimità dell'ultima curva che proietterà tutte le atlete sul rettilineo finale sull'ultimo tratto prima di avere il traguardo, fermare i cronometri e andare a arrivare ai tempi di gara per seguire la curva 30.09 e il tempo realizzato. Parte in questo istante la finale, ragazzi, femmine sui 300 metri sprint sul percorso dei mani di tutto il calcio vario della Vercordini e la portatura attaccata in questo istante nelle mani di Rovica, della Savona in là, il palco riesce a mantenere la struttura della gara, siamo all'uscita di curva in questo momento per la volta finale, ecco il loro senso di domanda la riga. E si chiude correttamente anche